Beh, io ho massimo rispetto per gli scampati ai campi di concentramento perché veramente è un capitolo della storia semplicemente vergognoso e che mi addolora moltissimo. Però voglio dire, loro hanno subito una restrizione della loro libertà, anch'io sto subendo una restrizione della mia libertà perché io non ho fatto niente di male, ho semplicemente pubblicato un libro con una casa editrice che può piacere o non piacere, però non ho fatto niente di male, ho fatto un libro intervista per cui credo che sia veramente vergognoso che un piccolo gruppo, perché si tratta di un piccolo gruppo di personaggi italiani che vogliono imporre la loro democrazia, la chiamano, ma in realtà non è così, il loro punto di vista sugli altri è veramente assurdo. Guardiamo da chi è stata fondata, fatevi un attimino un esame di coscienza tutti quanti. Al Salone del Libro hanno preso il libro di Cesare Battisti, di Curcio, e non prendono il mio libro intervista al Ministro dell'Interno, ma di che stiamo parlando? Allora voglio dire a quei cari signori che mi hanno escluso dal Salone del Libro, a quelli che dicono anche oggi sui giornali non vogliamo la presentazione nelle nostre città del libro di Chiara Giannini, beh, allora non presentate neanche i libri dei terroristi, perché ci sono anche libri di terroristi al Salone del Libro.